Era inizio agosto quando Samsung ci presentava Galaxy Note 7, il terminale flagship della casa coreana che doveva sostituire Note 5 e che ha catturato subito l'attenzione sia per l'incredibile scheda tecnica di cui è dotato il dispositivo e anche per il salto di nome da 5 a 7, ma anche perché dopo circa 15-20 giorni si è saputo del primo caso di una cosiddetta esplosione di questo terminale. Abbiamo sentito la notizia davvero ovunque, dal web ai giornali, ma vi siete chiesti davvero perché Galaxy Note 7 esplode e soprattutto che cosa sarà di Samsung dopo questa brutta pagina? Proviamo a rispondere a questa e anche ad altre domande nel nostro video che state vedendo. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se già non l'avete fatto per non perdervi tutte le novità in arrivo nei prossimi giorni e soprattutto seguiteci sui social, trovate il link in descrizione qua sotto. Dopo 35 casi riportati di Galaxy Note 7 andati a fuoco, Samsung si è decisa per fare un primo recall di tutti i dispositivi già venduti sul mercato per sostituirli con altri dispositivi ovviamente teoricamente funzionanti. Come ben sapete, in realtà così non è stato, perché dopo il primo recall i casi si sono letteralmente quadruplicati e quindi adesso si contano più di 100 casi effettivamente dove un Galaxy Note 7 ha preso fuoco oppure è, diciamo, esploso. Infatti non si può trattare di una vera e propria esplosione, ma in realtà si parla di una fiamma, di una combustione che si scatena dal vano batteria e che poi ovviamente comporta la distruzione del telefono e talvolta anche la distruzione di tutto ciò che c'è intorno. Dopo 100 casi quindi Samsung si è finalmente decisa a rimuovere questo dispositivo dal mercato, di bloccare la vendita, e quindi no, non ci sarà più assolutamente un Galaxy Note 7 sul mercato e quindi questa sarà l'ultima occasione per vederne uno in giro. Ma perché i Galaxy Note 7 prendono fuoco? Beh, in realtà non è facile dare una spiegazione a questa domanda, perché la stessa Samsung ufficialmente ancora non ha dato le motivazioni di questo brutto incidente. C'è da dire che però il dispositivo prende fuoco per un semplice motivo: le batterie all'interno dei dispositivi che quotidianamente portiamo con noi contengono all'interno gli ioni di litio e il liquido, diciamo, chiamiamolo così, nel quale sono immersi questi ioni è altamente infiammabile. Quello che può succedere è che se la batteria si danneggia oppure viene bucata, questo liquido prende immediatamente fuoco e ovviamente l'energia contenuta all'interno di una singola batteria da 3000-3500 mAh è veramente spaventosa e può provocare una fiamma molto accesa. In pratica, nelle singole unità della batteria è presente un anodo e un catodo che sono divisi da una parete, chiamiamola così. Questa parete, se si buca effettivamente o seppure è molto molto sottile, può appunto provocare un cortocircuito che poi provoca una fiamma. Ad oggi è questa la spiegazione più logica che possiamo dare sul caso dell'incendio di un Note 7, per il semplice motivo che anche la stessa Samsung, nel momento in cui ha avuto i primi casi di incendio, ha puntato il dito contro alcuni dei propri fornitori di batteria tentando di sostituire il modulo, ma evidentemente questa cosa non è servita. Come ben sappiamo, S7, S7 Edge e Note 7 sono dispositivi praticamente identici fra di loro, infatti condividono una scheda tecnica molto simile e soprattutto dei componenti all'interno che sono praticamente gli stessi. Viene quindi subito da chiedersi se anche S7 ed S7 Edge siano afflitti da questo problema, e la risposta è no. Non ci sono stati casi riportati di esplosioni o comunque in combustioni di questi dispositivi di casa Samsung, quindi potete stare assolutamente tranquilli se ne avete uno. Viene però subito spontaneo da chiedersi quale sia l'effettiva differenza fra un S7 e un Note 7 che porta all'esplosione di quest'ultimo. Beh, probabilmente possiamo puntare, tra virgolette, il dito contro il pennino di Note 7. Infatti è un componente che richiede davvero molto spazio all'interno di un dispositivo che è sottile e molto compatto, e la batteria quindi ne soffre un po', sia in capacità perché è minore rispetto a quella di S7 Edge e soprattutto anche nello spazio fisico disponibile per andare a inserire questo componente. È probabile che gli ingegneri di Samsung, nel tentativo di miniaturizzare al più possibile i componenti del dispositivo, abbiano fatto un compromesso troppo grande, cioè la salute della batteria, che appunto adesso forse è confinata in uno spazio troppo stretto e che quindi è più probabile che prenda fuoco nel caso si danneggi. Non sembrerebbe quindi essere colpa del sistema di ricarica, come è stato detto, perché se no tutti i Note 7 in carica magari in uno spazio espositivo, in un negozio, dovrebbero prendere fuoco, e non sembrerebbe nemmeno essere un problema software, perché Samsung stessa ha rilasciato un firmware che bloccava l'autonomia massima del dispositivo e la capacità di carica del dispositivo e non è servito a risolvere il problema definitivamente, quindi dobbiamo probabilmente pensare ad un problema puramente hardware.
Si chiude quindi così il capitolo Note 7, probabilmente non ne vedremo più in giro, non sarà più assolutamente presentato sul mercato uno smartphone con questo nome e forse addirittura potremmo rischiare di non vedere più uno smartphone con il brand Note. Non è stato un anno fortunato per Samsung, ma anche il tempismo è stato davvero pessimo. Infatti l'azienda aveva deciso appunto di saltare Note 6 in modo da allineare i dispositivi alla gamma S e anche ovviamente al concorrente iPhone, e questo ha portato molte persone ad associare l'esplosione del Note 7 appunto, come dicevamo prima, anche con S7 o S7 Edge. Qualcuno a volte si chiede se magari i loro dispositivi rilasciati qualche mese fa sono afflitti da questo problema. Evidentemente Samsung è voluta un po' troppo correre quest'anno cercando di presentare un dispositivo estremamente concorrente all'iPhone 7 e iPhone 7 Plus di Apple, ma non c'è riuscita e questa purtroppo è la conclusione per la gamma Note di Samsung. Probabilmente però potremo vedere in futuro un dispositivo nella gamma S, Galaxy S, quindi magari S8, che potrebbe presentare il pennino sotto un secondo nome. Magari potremmo vedere un S8 Pro che presenta queste caratteristiche tecniche. Insomma, ho provato a spiegarvi in poche parole, in pochi minuti, quello che è successo a Samsung con il caso Note 7. Se vi è piaciuto questo video, magari fatemelo sapere con un commento qua sotto, e se avete qualche altro tema che vi piacerebbe che io discutessi in un video del genere, fatemelo sempre sapere nei commenti qua sotto oppure tramite i canali social. Un saluto al prossimo video per idual.com, Andrea Ricci.